Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è domenica, siamo ancora a casa, è l'una. Oggi andiamo al mare di pomeriggio perché stasera rimarremo direttamente lì per fare una cena. Andiamo a Marzamemi, penso, non mi ricordo, dopo chiedo l'Ale e vi faccio sapere. Perdonate le condizioni dei miei capelli, oltretutto ho questo coso nell'orecchio perché mi fa male l'orecchio, ovviamente una sfiga dietro l'altra, però vabbè, come dicevo, ieri dovevamo stare positivi, ci proviamo. E appunto oggi giornata di mare e poi cena. Dopo vi faccio vedere tutti i prodottini che utilizzo io quando vado al mare e post mare, per appunto skincare e haircare. Adesso tra un po' facciamo da mangiare e poi ci vediamo al mare. Visto che ho un po' di tempo prima di andare al mare, voglio farvi vedere i prodottini che io solitamente mi porto quando vado al mare o in piscina. Questi qua sono appunto quelli che mi porto con me, poi vi faccio vedere come curo la mia pelle e i miei capelli quando torno a casa. Per iniziare non può mai, mai, mai mancare la protezione solare. Io per il corpo uso questa qui, una protezione 30 molto molto efficace della Garnier, mentre per il viso uso questa protezione della Roche-Posay. Protezione 50 per il viso, mi raccomando, attenzione alle macchie, alle scottature perché vi fanno venire le rughe. Quindi questa qui appunto è la protezione che uso io, è in spray. Poi vi lascio il link di tutti i prodotti giù nell'info box, questa qua appunto è in spray e mi trovo molto bene perché è facile da applicare, non lascia macchie, non lascia scie, non riesco a chiuderla, pazienza, mettiamo qua. Poi che cosa mi porto? Sicuramente un mollettone e un elastico che adesso ho di là. Poi mi porto due creme per i capelli, perché quello, non creme, scusate, maschere, perché quello che vado a fare io è fare delle maschere prima di andare poi a casa a lavarmi i capelli. Quindi quando so che sto per andare via un'oretta prima, mezz'oretta prima, mi faccio delle maschere. Questo qua è di Christopher Robin, maschera idratante molto molto valida, c'è anche un mio capello. Molto male, vabbè, togliamo. Mentre questa qui è della Garnier, della alla banana, anche questa è una maschera super super idratante e sono 400 ml, se non sbaglio, quindi anche questa sono 390 ml, anche questa qui super consigliata perché vi dura per tutta l'estate. La profumazione è buona, c'è la macadamia e la banana, idrata tantissimo i capelli e vi consiglio sempre di portare con voi delle maschere perché vi vanno ad aiutare tantissimo, visto che con il mare, con la piscina i capelli si seccano tantissimo. Anche se io non li bagno quasi mai i capelli, devo dire la verità, perché ho paura appunto che si secchino. E poi porto con me una pochette, questa qua è di Hollister, ma non importa, una pochette qualsiasi ovviamente va benissimo. Ora invece vi mostro come curo i miei capelli e la mia pelle dopo essere tornata dal mare. Allora, questi sono i prodotti che utilizzo tutte le volte che mi faccio lo shampoo. Partiamo in ordine. Olaplex numero 4, questo qui è lo shampoo. Ve lo consiglio se avete i capelli decolorati o rovinati. Io appunto li ho decolorati da poco, quindi ho fatto la scorta dei prodotti di Olaplex perché vi salvano letteralmente i capelli. Quindi shampoo numero 4. Poi vado ad applicare il balsamo che è il numero 5, anche questo qua vi consiglio di tenerlo in posa almeno 10 minuti, un quarto d'ora per avere un effetto ottimale. E in alternativa ai prodotti che vi ho fatto vedere prima, utilizzo la maschera che è la numero 3, che è totalmente ristrutturante e vi ripara i capelli. Quindi se li avete sfibrati, danneggiati, decolorati, comprate assolutamente questa qua. Come sempre vi dico, di tutti i prodotti Olaplex, la numero 3 è la mia preferita. Poi quindi utilizzo, se faccio la maschera, il 3, il 4 e il 5. Successivamente vado ad applicare questo prodotto di Aveda che serve per non far rovinare il colore dei capelli. Appunto, io li ho decolorati da circa un mesetto e mezzo e mi hanno dato questo prodotto qua. Mi piace, effettivamente vedo che il colore sta rimanendo bello vivo, non si sta spegnendo, quindi ve lo consiglio. Appunto, va applicato con i capelli bagnati. Una volta che asciugo i capelli vado ad applicare l'Olaplex numero 6. Questo qua è il piccolino, infatti è da viaggio, è ottimo e serve per togliere l'effetto anticrespo. Come sempre di tutti i prodotti che vi sto facendo vedere vi lascio il link giù nell'info box perché sono molto molto validi. E questa qui è una crema, non appesantisce per niente i capelli e vi va appunto a togliere l'effetto crespo. Invece quando vado al mare
Prima di andare al mare mi faccio una bella treccia e applico, prima di fare la treccia, questo olio di Medavita che, oltre a essere super nutriente, ha un profumo fantastico. Infatti, guardate, l'ho quasi finito tutto. Questi qua sono i prodottini che appunto utilizzo per i capelli e ora vi mostro quelli che invece utilizzo per il viso. La mia skincare estiva è molto molto semplice perché non voglio assolutamente andare ad appesantire il viso. Qui non ho delle maschere viso idratanti che solitamente faccio post mare perché ancora le devo comprare, non le ho portate da casa. Quindi cosa vado a fare? Per prima cosa vado assolutamente a lavare il viso perché dobbiamo togliere ogni residuo della crema solare che abbiamo applicato precedentemente e utilizzo questo qui di E Cooking. È un gel per pelle normale e grassa. Ve lo consiglio appunto per la stagione estiva, è veramente ottimo, sotto forma di gel, molto leggero, va a lavare bene il viso. Successivamente applico contorno occhi di Ren, è uno dei contorni occhi migliori che abbia mai mai provato, infatti purtroppo l'ho quasi finito. È un po' costoso perché costa, se non sbaglio, sui 50 euro, ma se avete le occhiaie e un po' di scuro sotto gli occhi, questo qua ve lo risolve, dovete assolutamente acquistarlo se come me avete appunto problemi di occhiaie, non di borse, mi raccomando, di occhiaie. Appunto questo qua è ottimo, ne ho applicato poco, ha una consistenza super leggera, mi piace tantissimo. Poi vado ad applicare una crema, adesso sto utilizzando questa qua di Biotherm, è una crema in gel, anche questa ottima per l'estate, non è tra le mie preferite, devo dire la verità, preferisco quella di Clinique, però al momento ho questa qui, la sto utilizzando, la voglio finire. Non è niente male, ma ecco, non gli do un 10. Poi applico come sempre il mio siero per le ciglia. Questo qui costa molto, di questo brand che non voglio pronunciare perché ho paura di pronunciarlo male. Costa molto, ma io ho visto bene i risultati sulle mie ciglia, quindi fate voi, ecco. Ce ne sono di meno costosi che sono molto validi, vi lascio anche di quelli link giù nell'info box. Questo qua lo trovate da Sephora. Per ultimo, non meno importante, un gloss per le labbra idratante, questo qui, oddio, di che brand è? Non mi ricordo, un attimo che guardo, ah, di Clarins, ecco, questo qua è un mini gloss labbra, molto idratante, leggermente colorato, però ci sta. Questo qua appunto erano tutti i prodottini che io utilizzo ogni giorno. Mi piacciono, ovviamente sì, perché li utilizzo. Ora direi che mi vado a vestire, mangiamo e poi dopo vi faccio vedere il mare. Cambio di programma, siamo a Noto, questo qui è il mare, lì c'è Ale con il suo cugino e la sua fidanzata. Qua il mare è davvero molto molto bello, ma c'è una marea di gente impressionante, davvero impressionante. Però guardate che bella l'acqua, davvero super super limpida. Vediamo se Ale mi vede. No, non mi guarda. Comunque appunto stasera penso che andremo a Marzanemi, ma ormai non lo so più neanche io cosa facciamo. Ci viviamo il momento, tanto nessuno ci corre dietro. Questa sono io. Adesso torno all'ombrellone e mi bevo un caffè. Comunque veramente bellissima l'acqua qui. Se siete vicino a Siracusa vi consiglio di venire a Noto perché è veramente splendida l'acqua. Veramente tanto. Poi la spiaggia è lunghissima, sia di qua che di qua. Ovviamente ci sono sia spiagge private che pubbliche. Oggi siamo venuti alla privata perché nella libera non c'era più posto, quindi siamo venuti al Lido. E sì, sono un po' costosi effettivamente i Lidi, ma siamo in alta stagione, quindi ci sta. Niente, ora salgo e vado a bermi un caffettino. Buonasera, siamo tornati da poco a casa, ci siamo fatti una doccia. Saluta Ale. Ciao! Allora, praticamente dovevamo andare a Marzamemi? Dov'è che dovevamo andare? Allora, dovevamo andare a Marzamemi stasera, sì. Solo che, come potete sentire in sottofondo, questo bellissimo suono di ambulanza, stavamo rientrando a casa
per farci appunto la doccia per poi prepararsi, quando siamo passati davanti, non è che siamo passati davanti, siamo passati per la strada di Fontane Bianche, che è una strada che obiettivamente è larga due macchine. Sì, okay? E poi c'erano tutte le macchine. E anche tanto grandi, perché sennò non ci passano. Quindi cosa succede? È domenica ovviamente, no? Domenica quando stai rientrando sulle 7, sempre caos, va bene, ok? Se fosse solamente il caos il problema. Ma cosa succede? Arriva l'ambulanza dal senso opposto. Cosa succede però? Tutto il traffico è bloccato, perché noi eravamo già fermi lì da un paio di minuti. In tutto ciò, cosa succede? Praticamente la macchina davanti a noi si arrampica nel muro per cercare di far passare l'ambulanza. L'ambulanza ci ha quasi portato via mezza fiancata. E una volta sbrigliati dal casino, noi eravamo fuori di testa e abbiamo deciso di fermarci a prendere da mangiare, perché se questo è l'andazzo, stasera non si mangia. No, c'è veramente troppo traffico. Oggi è appunto domenica ed è impraticabile. Quindi abbiamo deciso di prendere un po' di cose tipiche del posto, sì, comunque sì, sia. Sì, sì. Abbiamo preso degli arancini, delle focaccine ripiene che fanno qui, e mangiamo questo stasera. Magari più tardi poi andiamo a prendere un gelato, vediamo. Anche perché se dobbiamo farci 2 ore di macchina per andare a prendere un gelato, perché il traffico è veramente impraticabile qui, vediamo. Comunque dopo, se riesco, sì, non ci mangiamo subito tutto, vi inquadro qualche cosina appunto del luogo. Niente, ci vediamo più tardi. Allora, eccoci qui, che così vi facciamo vedere un po' quello che abbiamo preso. Questa è una sfoglia tipica qua da Sicilia, con prosciutto e mozzarella. Qui troviamo degli arancini, questi tre qua uguali sono al ragù, questi due al pistacchio. Non li ho mai provati, quindi li voglio assaggiare. E poi qui abbiamo della sorta di... Allora, qui in Sicilia si chiamano, diciamo, scacciate. Sono una sorta di focaccia ripiena, ok? Come dir si voglia. E abbiamo queste qua con salsiccia e patate, e queste qui invece con spinaci e olive. Quindi adesso abbiamo acceso il forno per dargli una scaldata, e dopodiché finalmente mangeremo. Non vediamo l'ora.